Si terrà giovedì 21 dicembre a partire dalle ore 10.30 all'Istituto di Istruzione Superiore Sacco di Sant'Arsenio l'evento dal titolo Alternanza Day, dedicato ai progetti di alternanza scuola-lavoro dell'Istituto di Istruzione. Per discutere anche dell'importanza di tali progetti è previsto un incontro al quale saranno presenti autorevoli rappresentanti del mondo politico, religioso e della scuola. Da alcuni anni si discute dell'utilità e dell'adeguatezza dell'alternanza scuola-lavoro. Una delle innovazioni significative della legge 107-2015. E gli alunni sia dell'IPSEOA svolgono il loro montore presso i vari ristoranti, alberghi della zona, quelli dell'ITE presso studi commercialistici, banche, comune e aziende locali. Come le strutture sono tutte ubicate nel loro territorio, nel loro paese. Fatto che comporta comprensibili vantaggi. A ciò va aggiunto che i nostri studenti e i loro genitori sono soddisfatti dell'esperienza dell'alternanza organizzata dal nostro istituto, in quanto essa è efficace e proficua e si pone, secondo lo spirito della legge, contro il disallineamento tra la domanda è offerta nel mondo del lavoro e quindi contro la disoccupazione. A conferma di ciò, alcuni nostri studenti vengono assunti proprio dalle aziende in cui svolgono lo stage e l'incontro del 21 dicembre vedrà la presenza di personalità autorevoli in materia. Costituirà certamente un'importante opportunità di crescita che consentirà a noi docenti di organizzare i percorsi di alternanza in maniera più rispondente ai bisogni dei ragazzi, per renderli protagonisti sempre più consapevoli delle scelte per il loro futuro. Far conoscere ai nostri giovani studenti quali possibilità possano scaturire dalla valorizzazione del nostro territorio in termini di occupabilità future. Vogliamo che ci sia un confronto, vogliamo calibrare i nostri progetti di alternanza scuola-lavoro sulle necessità effettive, sulle esigenze sia degli studenti sia delle realtà locali che gentilmente ospitano i nostri studenti presso le loro strutture. Questo perché? Perché il nostro obiettivo è quello di effettuare un percorso di alternanza che non sia soltanto un collocamento dei giovani studenti, ma che abbia una valenza formativa, che abbia un unico punto di incontro, quello di un progetto formativo completo. Anche per dare una risposta, cercare di arginare a un problema rilevante della società italiana, quale quella della dispersione del capitale umano. Quello che noi ci aspettiamo da questo incontro, speriamo almeno che ci sia questo risultato, è che i nostri studenti, i nostri giovani possano comprendere che è necessario nella società contemporanea creare relazioni tra vari attori, perché è solo attraverso questo tipo di relazioni che si possono porre basi solide per il lavoro e per essere poi compiuti nella vita.